Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzo e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 e siamo in realtà nella recensione di The Sims 4 Bebè Stuff che ti dà il benvenuto. Io praticamente è uscito 20 minuti fa e l'ho già scaricato, acquistato, scaricato e ora andiamo a vedere e sto registrando appunto, andremo a vedere tutto ciò che è stato aggiunto. Tuffati nel divertimento, ospita momenti di gioco e indossa capi adorabili. Sono state aggiunte tante cose ragazzi, quindi io non perderei tempo, a parte che ora diciamo che oddio Malfoy, è stato aggiunto un parco da parte di tipo The Sims, una cosa del genere. Io lo andrei subito a salvare nella biblioteca, scusate, nella galleria in realtà, però sì, è nella mia biblioteca. Allora andiamo a creare subito un bambino. Un bambino, sì, toddler. Sia un maschio. Che, oddio, già vedo delle cose nuove, adoro. Ma che è una femmina, vorrei. Perfetto, voilà. Andiamo a vedere per i bambini cosa è stato aggiunto. Allora, a livello di pettinature sono due per i bambini maschi. Questa pettinatura che io già stra adoro, la vorrei anche per i grandi in realtà. Mi piace tantissimo. E poi questa, troppo bella, è troppo bella, è stupenda ragazzi questa, ma perché? Per quanto riguarda invece le donne, i capelli, cosa è stato giù? Queste quattro acconciature, questa col fiocchettino, che vedremo poi anche in vari colori. Io la tengo nera la bambina, ci piace. Questo con i due codini, questo qui che è uguale a quella di prima solo che con i capelli mossi, con le due pinzette, che bello. E poi questo che sarebbe un po' il sostitutivo del ricciolino per maschio, adorissimo. Andiamo a vedere per quanto riguarda i maschietti cosa è stato aggiunto come abbigliamento. Abbiamo una canottierina con il bruco, ovviamente poi ragazzi ci sono vari colori e quindi anche varie fantasy. Oddio, da marinaretto è bellissima. Una felpa con a forma di orsacchiotto, oppure di gatto, oppure di gufo, o di lupo, o di volpe. Adoro, richiamano molto The Sims 4 cani e gatti. Poi la maglietta con, oh quanto è bello, con il mantello da supereroe in vari colori. E poi una polo con tipo le macchinine. Oddio, è bellissimo. Oppure semplice col collettino bianco. Stra adoro. Vediamo le parti invece inferiori. Vado un po' più dietro. Abbiamo un pantalone mimetico, che però poi c'ha anche la tinta unita. Abbiamo un pantaloncino a quadri. Stra adoro, già, oppure semplice. E infine abbiamo questo pantalone con questa tipologia di diciamo taglio, no? Del tessuto. Ci piace tantissimo. Andiamo a vedere per quanto riguarda gli abiti invece interi. È stata aggiunta questa tutina intera con anche qui i vari animali, i vari animali guida praticamente. Che bella. Oppure questa salopet, sempre ovviamente super intera. Questa salopet è bellissima, io la vorrei anche per me proprio, adoro. Vediamo gli oggetti, sono state aggiunte delle cose? Non mi sembra. Per quanto riguarda le scarpe invece sì, queste a forma di zampa, ovviamente dei vari animaletti che sono stati aggiunti, oppure questa scarpina, ci piace tanto, adoro, adorissimo. Vediamo per quanto riguarda le donne. Allora, per quanto riguarda le parti superiori, abbiamo questa canottierina con i fiori, che ci piace tanto. Poi ovviamente ci sono varie fantasie, vari colori. E questa maglietta con la collana annessa in tre colorazioni, ma in realtà c'ha le ali da fatina, quindi ci piace tantissimo. Per quanto riguarda le parti inferiori invece sono state aggiunte questa gonnellina, che penso sia il completo della fatina, questi pantaloni un po' gonfi e questa gonnellina. E ovviamente per la donna possiamo mettere anche i pantaloni che abbiamo visto prima per l'uomo. Per quanto riguarda invece gli abiti interi, per le femminucce sono sempre di più. Abbiamo questo vestitino che ci piace tantissimo, quest'altro che praticamente ha i pantaloncini se non erro, molto bello, molto elegante. Questo con questa fantasia che ci piace tanto, fa molto casa di campagna, molto provenzale. Poi abbiamo questo vestitino, che bellino.
anche molto classico. A me non piace vestire i bambini da principesse o vedete con queste cose, però devo dire che in The Sims potrebbe anche piacermi. Bellina anche questa tuta. Un'altra salopettina. Una, oddio, la salopette con la gonna, ci piace troppo. Bellissima. Questo un po' a quadri, che ci piace tantissimo. E poi ovviamente abbiamo anche questi due che sono, diciamo, già per l'uomo, ma lo possiamo mettere anche la donna. Per quanto riguarda gli accessori, sono state aggiunte anche queste calze di vario colore, vario genere. Per quanto riguarda le scarpe, a parte quelle che abbiamo già visto, abbiamo anche queste da apina, ci piacciono tantissimo. Molto molto belle. Passiamo ora alla parte invece di cosa è stato aggiunto a livello di oggettistica, eccetera eccetera. Eccoci tornati. Allora, abbiamo questi cuscini che io già stra adoro, ma proprio come ornamento per qualsiasi tipo di casa, di arredamento, volevo dire. Questa sedia da regista che ci piace tantissimo, soprattutto nera. Poi abbiamo questa seduta da picnic, ci piace tantissimo. Abbiamo il, diciamo, carrellino qui, questa cosa da tirare, dove ci saranno, credo, i giochi. Sia un frigo portatile bimbi in gamba, adoro. Poi abbiamo il palo per le luci, I don't know. Abbiamo poi varie, i miei ceppi, prima parte. Abbiamo vari ornamenti, così, per arredare un po'. Abbiamo un altro palo della luce, tipo, così, adoro questa cosa, fa molto festival. Festa pack, sarebbe per te qualsiasi momento è quello buono per fare festa. Ah, tipo da mettere, vedete, sul tavolo, ora mi avvicino così lo potete vedere anche meglio. Vedete, bicchieri per le feste, un po' di compleanno, è molto bello per diciamo decorare, no? Questa cosa. Poi abbiamo questo grande tappeto e di questo vi faccio vedere un po' tutte le colorazioni, con i pesciolini, con le foglie, con i fiorellini, con l'arcobaleno, abbiamo un po' di tutto, ci piace. Poi abbiamo ancora un altro grandissimo tappeto. Diciamo che questi sono più tappeti appunto da esterno, per quando andremo a creare magari un parco dove i bambini potranno giocare. Vedete, ci sono varie colorazioni, bellissimo questo, anche per la casa del GF potrebbe essere bellissimo. Questo qui con le varie fantasie, sui toni del blu, questo qui con i kiwi, con le nuvolette, con i vari... Oddio, c'è di tutto e di più! Che bello, ragazzi, sono stupendi questi cosi, cioè, adoro! Poi abbiamo il set dei palloncini, diciamo che questo è un po' per le feste, per i bambini, perché è stata aggiunta l'interazione per fare una festa per bebè proprio, quindi tipo gomma park, insomma. Poi abbiamo questa cosa che io adoro, questa copertura, anche questa ovviamente in vari colori, ci piace. Poi abbiamo la casa sull'albero, che sarebbe una nuova casa delle bambole. Poi abbiamo una nuova scatola di giocattoli che ovviamente, come potete vedere, richiama il gatto, e perché comunque la prossima espansione sarà cani e gatti, quindi ci sta. C'è l'hamburger, c'è questo cosino, c'è il bus della scuola, c'è il coso della polizia con i colori, molto bellino. Poi abbiamo lo scivolo, ragazzi, e se non erro questi si possono... No, non si possono fare. Lo scivolo, questa è una parte, cioè è lo scivolo. Poi abbiamo questa che è praticamente tutta la parte, come posso dire, dove la cosa delle palle, dove i bambini si possono buttare le palle di plastica. Io questo gioco l'ho sempre odiato perché mi puzzavano le palline di plastica. E poi abbiamo queste cose dove i bambini salgono, giocano, si possono buttare. Ma soprattutto noi... Questo, se non erro, si può, diciamo, unire in qualche modo, credo. Non so in che modo. Se voi lo sapete, fatemelo sapere. Credo di sì, comunque, che si possa unire. Ci sono varie situazioni. Ah, no, bugia! Ecco, perché l'avevo visto anche tutto attaccato. E poi mi sa che si può separare, credo, sì. Vabbè, anche questi, ragazzi, ci sono tre colorazioni, ovviamente. Molto belline. E poi c'è la griglia per anche i nostri adulti, è stata messa proprio perché c'è questa cosa della festa che ci piace.
ovviamente questo va attaccato, diciamo, qui alla zona, diciamo, di ristorazione. Ci piace tanto, per essere 10 euro, anzi 9,90, diciamo che questa oggettistica ci piace, mi piacciono tantissimo questi. Questi cuscini utilizzerò tantissimo, la griglia mi piace, questi giochi per i bambini mi piacciono tantissimo, meno questi ceppi sinceramente, mi piace tantissimo questa decorazione, queste luci e mi piace tantissimo ciò che è stato aggiunto in Crea un Sim. Fatemi sapere se acquisterete questo tipo di stuff pack, se vi piace appunto giocare con i toddler, mettetemelo qui in descrizione, nei commenti, mentre in descrizione trovate tutti i link per seguirmi nei vari social. Io ragazzi concludo qui questo, diciamo, episodio molto breve, una piccola recensione per tutti voi, poi magari per quanto riguarda il gameplay e vedere come si utilizzano queste cose lo scopriremo appunto quando giocheremo con i toddlers, tanto i toddlers ci sono sempre perché i figli ci sono sempre. Quindi niente ragazzi, vi mando un bacio dal vostro Daniele D'Anzo e ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!